La nostra esperienza per il Cammino degli Dèi. Marzo 2023, in 3 notti e 4 giorni. Io mi chiamo Nicola Andreoni, scrivo canzoni, insegno musica e suono la chitarra. Io mi chiamo Marcia Meli e faccio l'infermiera a Siena. Io adoro gli sport cardio all'aria aperta, amo correre, ma anche il pranayama. A me piace allenarmi e variare negli sport, ma soprattutto correre e mangiare sano. La nostra prima tappa ha avuto qualche imprevisto, tipo ad esempio più o meno a metà tappa ci spostavamo a chilometri alterni tra la Via degli Dèi e la Via della Lana e della Seta, che tra parentesi collega Bologna a Prato. Quindi il primo suggerimento che ci sentiamo di dare a noi stessi per esperienza, Marcia e Nicola, per favore fate attenzione alla segnaletica focalizzandovi su VD in direzione di Firenze. Poi durante la terza e ultima parte della nostra prima tappa, come se non bastasse, ci siamo persi sul Monte Mario, la collina vicino a Sasso Marconi, raggiungendo in serata Brento con un dislivello di circa 1100 metri e oltre 29 km di cammino. Ed è proprio per questo che la nostra prima tappa psicologicamente non è stata facile, perché l'abbiamo allungata per colpa di una nostra disattenzione, ed è stata una tappa in tutto e per tutto ibrida, cioè Via della Lana, Via degli Dèi, la parentesi Monte Mario. Domenica 26 marzo 2023 e la prima sosta del nostro viaggio è all'arco 499 e già qui la salita. Salendo verso la via. La salita si fa sentire, abbiamo degli zaini da 7-8 kg nelle spalle, primo stop e 8500 passi. Comunque un altro suggerimento che sarebbe stato molto utile per noi è: per favore Nicola e Marcia, portate con voi anche un paio di mappe cartacee, perché non finisce mai la batteria, hanno sempre il segnale GPS e grazie a qualche frase ben scritta offrono chiarezza o perlomeno un punto di vista alternativo al cellulare. Questa che si vede nel video è la Basilica di San Luca, dove una ragazza gentile ci ha dato le credenziali, ovvero due cartoncini da riempire con dei timbri per ogni tappa raggiunta. Il Parco Tallono, il Parco della Chiusa, ci ha regalato un po' di pianura e poco dopo la prima sosta, pausa, colazione, all'altezza di Casalecchio di Reno. Già qui ragazzi, massima attenzione, perché se ricordo bene la vera Via degli Dèi ad un certo punto non affianca più il fiume, altrimenti fate come noi, camminate anche un po' sulla Via della Lana e della Seta. No, sinceramente non ho capito. Ho capito che dobbiamo pedalare parecchio, guarda, 4-5 giorni, ma come cazzo fate? Sbagliare all'altezza del Parco della Chiusa non è stato troppo faticoso, ma sbagliare strada sul Monte Mario è stato peggio. Vi accorgerete di essere sul Monte Mario quando vedrete un sacco di sentieri sovrapposti, per lo più sentieri dedicati ai ciclisti mountain bike. Che ore sono, Marcia? 10:36. 16.000 passi e 12 chilometri. 12 chilometri già fatti e adesso è arrivato il momento di interrompere il nostro digiuno, perché io e la Marcia siamo dei sostenitori del digiuno intermittente e facciamo passare almeno 14-16 ore dalla sera, dalla cena, ma adesso ci siamo meritati uno snack. Sì. Siamo arrivati a casa del Cioè, capito che qui finisce. Inizia tranquillo. La morte si sta sorprendendo. Siamo sopra o sotto la media? Per me ragazzi, Bologna la domenica mattina è surreale, una figata pazzesca, pressoché deserta, ma popolata da sportivi, tanti runners, gente in bici, camminatori sportivi, chi corre in solitaria, chi corre in gruppo, ed è una cosa veramente stimolante. Ok, è vero, anche per me è una Bologna bellissima perché silenziosa, poco traffico e tanti sportivi. Ragazzi, sono le 13:11, guardate, si fa una pausa pranzo, vista colline, pazzesco.
più bello. Bellissimo Marzi, io mi sto innamorando ogni passo di più di te. Marzi, dov'è che siamo? A Brento. Siamo distrutti, però l'ambiente è carino. Abbiamo chiamato la Simona, che ha mandato il suo marito Nicola a prenderci perché abbiamo sbagliato strada e dopo 30 km con dislivelli disumani siamo KO. Vorrei dedicare questa esperienza della Via degli Dei, ma in modo particolare questa prima tappa, alla mia zia Germana, volata via troppo presto, troppo giovane, una scomparsa molto difficile da accettare. Zia, so che puoi sentirmi. Questo è anche per te. Grazie. Zia, ci mancheranno le nostre passeggiate, grazie.